al governo chiediamo un impegno straordinario per la nostra città di Ventimiglia, perché evidentemente è diventata la cima dell'iceberg, la punta dell'iceberg di un problema che non riesce a risolvere a livello nazionale. A Ventimiglia avevamo fatto un vertice con il ministro dell'Interno, avevamo preso una serie di misure concordandole col Ministero degli Interni che dovevano portare alcuni benefici. Queste misure in tutta evidenza non hanno funzionato come speravamo tutti quanti. Oggi occorre uno sforzo aggiuntivo, soprattutto per liberare la città dalla morsa, da un lato, di immigrati che continuano ad arrivare sul confine per passare e i francesi non fanno passare, dall'altro, da chi responsabilmente aumenta tensione e attenzione, come i No Borders, che mi auguro tornino al più presto a casa loro. Capisco che la Liguria è un posto bello e piacevole dove stazionare in estate, però francamente non stanno aiutando né a risolvere un problema, anzi lo stanno molto aggravando. È evidente che la morte di un agente di polizia in servizio in quell'area dà, come si dice, tutta la drammaticità di quello che sta accadendo in quel momento, ma il problema non si risolve se non lo si risolve a livello nazionale. Occorre limitare gli ingressi, occorre trovare un modo per cui le persone non identificate non circolino liberamente nel paese, occorre riaprire i centri di identificazione ed espulsione, occorre riattivare procedure di espulsione più rapide, occorre riallungare i termini di possibilità di alloggio dei clandestini all'interno dei CIE cosiddetti, perché sono stati accorciati mentre durante i governi di centrodestra erano al massimo possibile per le normative europee. In tutto questo occorre poi uno sforzo straordinario sulla città di Ventimiglia per alleggerire Camporoglia, per dare rinforzi alle forze di polizia che stanno operando in quell'area, per usare il pugno duro con i No Border che lascino quel confine e riportare una città che sta soffrendo ormai per la seconda estate di seguito a un minimo di normalità. Sono queste le cose che chiedo al ministro Alfano, a Gabrielli, a Renzi, a tutti coloro che hanno competenze in termini di ordine pubblico, sicurezza e politiche dell'immigrazione. Come ho più volte detto, purtroppo la regione può semplicemente, come si dice, sottolineare i problemi e fare tutta la moral suasion che può. La regione è vicina agli uomini delle forze di polizia che si stanno spendendo e spendendo davvero tanto, e buona l'occasione per ribadire la nostra vicinanza e cordoglio agli agenti, colleghi della gente che ha perso la vita a Ventimiglia e alla sua famiglia. Però ora servono delle risposte chiare, veloci e concrete. Siamo ad agosto, la Liguria è una realtà che vive di turismo, Ventimiglia è una città che vive anche di turismo. Tutto il ponente ligure sta soffrendo per questa situazione. È un danno che, oltre ad esserlo per la sicurezza dei cittadini, oltre ad esserlo per l'incolumità degli agenti impegnati, oltre ad esserlo per i nostri rapporti con la Francia, oltre ad esserlo ed è molto grave per la tenuta complessiva del trattato di Schengen, perché la chiusura delle frontiere non aiuta a costruire quell'Europa che tutti noi vorremmo, è una situazione pericolosa per la sicurezza quando girano persone non identificate sul nostro territorio, è una situazione deleteria per il nostro turismo e per le attività con cui molte famiglie liguri campano tutto l'anno. Quindi io credo che sia arrivato il momento, come si dice, delle risposte chiare, nette, definitive e non più procrastinabili. Un problema di sicurezza è di tutta evidenza, insomma Nizza è a pochi chilometri da Ventimiglia, abbiamo visto purtroppo e drammaticamente cosa è successo. Io credo che bisogna attivare delle politiche che siano molto chiare e molto nette. Chi entra in Italia ha diritto a fare domanda per profugo, rifugiato, la faccia e attenda il responso delle autorità preposte. Chi entra in Italia da clandestino deve andare in un centro di identificazione ed accoglienza, deve essere, lo voglio o meno, identificato e lì deve aspettare le procedure di espulsione che devono riprendere in modo serio, rapido ed efficace. Avere persone che sbarcano tutti i giorni sul nostro territorio e poi da dove sbarcano, che sia Lampedusa, che sia la Sicilia, che sia la Calabria, arrivano fino a Ventimiglia senza che nessuno le abbia identificate, dopodiché alloggino in un campo di accoglienza senza che nessuno le identifichi. Certamente sono per la maggior parte povere persone che scappano a situazioni di grave disagio e a cui tutti noi siamo vicini, però non possiamo accogliere tutti per ragioni economiche, non possiamo accogliere tutte perché la crisi sociale è ormai al massimo, non possiamo permettere che persone che non sappiamo esattamente chi sono e perché cosa sono venute a fare girino nel nostro paese senza essere identificate. Mi pare di tutta evidenza, non c'è bisogno di essere un esperto di ordine pubblico per dire una simile banalità.